ufficiale Enogastronomy. Oggi parliamo del Blauburgunder. No, non è un vitigno nuovo, è il nome in tedesco del Pino Nero. Però andiamo a parlarne, indovinate dove? Una spia ve l'ho già data dicendovi che parliamo in tedesco. Andiamo in Alto Adige, lasciamo il mio amato mare, la mia amata Sardegna e via, attraversiamo il mare e andiamo in montagna. Parliamo di nuovo del Pino Nero, un vitigno nobile. Andate a rivedervi la puntata sul Pino Nero friulano di Annalisa Zorzettig. Lì esaltava la mineralità del territorio, perché come ogni vitigno cambia a seconda del terroir. Vi ho mai parlato di questa parola? Sì, vi faccio una testa così, ma è importantissimo. Ora il Pino Nero lo vediamo in Alto Adige, quindi grandi altitudini, quindi grande freschezza, vedremo poi la qualità dei terreni qual è, e un Pino Nero coltivato da una cooperativa. Il movimento cooperativo è una manna per la viticoltura in Italia, soprattutto in Sardegna, in Alto Adige e in Valle d'Aosta. Perché? Perché tanti piccoli produttori, tanti contadini legati strettamente alla terra acquistano maggiore potere d'acquisto, quindi possono avere una forza contrattuale sul mercato, hanno più economie di scala e unendo le loro piccole forze riescono a fare investimenti importanti. Dedicati a cosa? Alla loro passione, la loro passione che è coltivare al meglio la loro terra e ritrarne i prodotti migliori. Quindi viva il movimento cooperativo nel vino in Italia! Eccoci finalmente arrivati in Alto Adige. Alto Adige, quindi montagne, quindi grandi escursioni termiche fra il giorno e la notte. Siamo in particolare ad Appiano, il comune più vitato di tutta la zona, coi suoi 1000 ettari. Si tratta di un'altura pianeggiante che è baciata da due venti. I venti che vengono dal lago di Garda nel pomeriggio, che sono venti tiepidi, il vento si chiama Ora, e a Trento addirittura una via gli è dedicata, e quindi scaldano. Giornate calde in cui l'uva si riempie di zuccheri, e poi la notte i venti freschi che scendono dalle montagne e rinfrescano parecchio, facendo in modo che la maturazione non sia così precoce. Qui abbiamo due tipi di terreni sui quali questa cooperativa coltiva il Pino Nero. Terreni con depositi morenici, e quindi andate a rivedervi la puntata sul Franciacorta Satène in cui abbiamo parlato proprio dei depositi morenici anche in Franciacorta. Si tratta di terreni che si sono sedimentati in epoca glaciale, terreni molto minerali, terreni sciolti, quindi che drenano molto, in cui le radici vanno a fondo per trovare il nutrimento. E poi altri vigneti che si trovano su sedimenti ghiaiosi e calcarei. Il calcare, lo sappiamo, è una manna per la vite, è davvero importante per dare vini eleganti. Perché? Perché il pH è molto alto, quindi c'è una maggiore facilità di ricevere il nutrimento da parte della vite. Sono terreni che si trovano ad alte altitudini. Siamo in Alto Adige, quindi tra i 400 e i 550 metri. E qui abbiamo quindi grandi escursioni termiche fra il giorno e la notte, coadiuvate anche dai venti. C'è l'Ora, che viene dal Garda, un vento tiepido del pomeriggio, a cui a Trento è dedicata anche una via. E la sera i venti freschi che scendono dalle montagne. Questa ventilazione ha un grande vantaggio, che qual è? Quello di asciugare le uve e quindi di non favorire il marciume. E l'altro vantaggio è quello appunto di regolare l'escursione termica in modo da dare maggiore ricchezza di polifenoli, quindi grande concentrazione di zuccheri durante il giorno. Perché pensate, in Alto Adige abbiamo ben 2000 ore di sole durante tutto l'anno, ed è stato studiato che per la viticoltura ottimale è importante avere da 1600 a 2500 ore di sole all'anno. Quindi in Alto Adige siamo perfetti. Di giorno grande concentrazione zuccherina,
e di notte con questa grande freschezza, con questo freddo poi d'inverno, cosa succede? Si arricchiscono i polifenoli e pertanto grande acidità nel vino e grande espressione aromatica. Ma chi produce questo Pinot Nero che abbiamo visto gode di un terreno particolarmente evocato? Dei produttori che sono allo stesso livello del terreno che ospita questo Pinot Nero. La cooperativa, dicevamo, la cooperativa Sankt Michael Eppan, in italiano San Michele Appiano. Appiano è il luogo in cui vengono prodotte le uve che diventeranno poi questo Blau Burgunder. Allora, già nel 1900 ci fu la creazione della cantina sociale in Alto Adige, la prima cantina sociale. Poi nel 1907 ben 27 viticoltori si riunirono. Perché? Perché erano veramente stufi che i commercianti facessero loro il prezzo del loro mosto e del loro vino. Erano stanchi di pagare gli anticrittogrammici un prezzo troppo alto. Perché? Perché essendo piccoli e da soli non avevano un forte potere d'acquisto, ma capirono con grande intelligenza che unendosi sarebbero stati molto più forti. E così, col passare del tempo, negli anni 2000 è cominciata l'internazionalizzazione, quindi far conoscere i loro vini anche all'estero, e ora ci sono 340 soci. 340 soci che sono orchestrati come un grande direttore d'orchestra da Hans Terzer, un nome e una garanzia. Dal 1977 conduce questa cantina. Nel 97 vi dico solo che il Gambero Rosso l'ha nominato fra i 10 migliori winemaker a livello mondiale e da più di 20 anni è il presidente dell'associazione dei Kellermeister in Alto Adige. Un nome, una garanzia. Vi dicevo a inizio puntata che parleremo di un Pinot Nero. Non vi ridico le caratteristiche di questo vitigno perché ve ne ho già parlato. Vi ricordate che è un vitigno un po' difficile, fa un po' lo snob, quindi vuole terreni calcarei, vuole le altitudini, vuole il vento che lo asciughi perché soffre di molte malattie, è molto delicato e quindi in Alto Adige trova le sue condizioni ideali. Tant'è che dal 75 esiste l'Alto Adige Pinot Nero DOC che prevede un quantitativo di almeno l'85% di Pinot Nero in bottiglia. E per quanto riguarda questo Pinot Nero in particolare che assaggeremo oggi, abbiamo il 100% di Pinot Nero, una resa per ettaro, pensate, di 65 quintali, bassissima. Fa l'affinamento in acciaio in botte grande dove fa anche la malolattica. E ora che ne abbiamo tanto parlato, degustiamolo. E ora finalmente degustiamo questo Blau Burgunder, vale a dire Pinot Nero dell'Alto Adige di San Michele Appiano, chiamiamolo in italiano, dai. Come potete già vedere, il Pinot Nero si vede dal colore che è scarico, ha pochi antociani come il Nebbiolo, come il Sangiovese, è scarico. Portiamolo al naso. Che profumi dolci al contempo freschi, è un 2016, quindi la frutta è ancora una frutta croccante, fresca, frutta rossa, ma anche l'arancia sanguinella, anche un po' di cola. Un pochino di sottobosco, la speziatura del pepe nero, qualche erbetta aromatica, ma soprattutto la frutta rossa. Però ecco, è tutto armonico, tutto elegante, un corredo di profumi che viene fuori tutto insieme. Assaggiamolo. Non è
particolarmente ciccioso in bocca, proprio per usare un termine tecnico, è ciccioso, quindi non riempie la bocca di un estratto che si mastica, non è ingombrante e mentre vi sto parlando tornano delicati ed eleganti gli aromi che abbiamo sentito sotto forma di profumi al naso. È un vino che mi piace molto, è un vino snello, un vino che non è stucchevole, un bicchiere tira l'altro. Ve lo consiglio. Ora vi saluto, enogastronomi. Mi raccomando, rispettate la natura come fanno questi tanti piccoli produttori messi insieme in una cooperativa e mi raccomando, degustate con moderazione. Anche se questo pino nero va giù come l'acqua, però mi raccomando, degustate con moderazione. Alla prossima puntata.